Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi voglio parlare con voi delle nuovissime sfide dell'incubo che sono uscite pochi minuti fa. Ragazzi, ogni due giorni sappiamo che ci sono delle serie di sfide che ci regaleranno degli oggetti da utilizzare nel nostro Battle Royale. Oggi è la volta, ragazzi, dello spray del morta fiamma. Andiamo a vederle insieme e in questo video, ragazzi, parleremo del modo più veloce, ovviamente, per completarle e ottenere questo spray esclusivo davvero molto molto bello. Vi ricordo però prima, ragazzi, di lasciare un bel like se ancora non lo avete fatto e mi raccomando, attivate la campanella e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento di Fortnite. Quindi ragazzi, eccole qua le nuove 4 sfide. Distruggi le fiere del cubo, infliggi danni ai mostri del cubo con fucili pesanti o mitragliette, elimina nemici nelle aree corrotte, distruggi una decorazione fantasma in diversi luoghi indicati. Ma prima di buttarci a vedere nel dettaglio le sfide, ragazzi, voglio farvi una domanda. Quella solita dove voglio che mi commentate qua sotto in modo da sapere il vostro parere. Qual è il vostro spray preferito? Il mio, ragazzi, è... adesso non mi ricordo il nome ma ve lo faccio vedere. Il mio è questo, ragazzi, quello del... aspetta, Dov'è? Questo. A me questo, i pixel reali, mi piace veramente tantissimo. Fatemelo sapere, ma ragazzi, buttiamoci nelle... Siamo subito, ragazzi, parlando di una missione che può essere fatta in realtà insieme ad un'altra missione. Sto parlando, ragazzi, delle prime due missioni. Quindi distruggi le fiere del cubo ed elimina i mostri del cubo con mitragliette e shotgun. Che cosa sono, ragazzi? Ovviamente le fiere. Allora dovete capire che secondo me, rimanendo in tema del Far West, un po' come stanno facendo del Far West demoniaco, un po' come stanno facendo appunto con questo Fort Nightmares, fiera sta ad indicare mostro. È una parola che si utilizzava tantissimo tempo fa ed è un sinonimo appunto di mostro. Quindi molto semplicemente, ragazzi, vi consiglio di scendere in una zona corrotta abbastanza lontana da dove è passato l'autobus se volete iniziare a fare le vostre kill, e se siete fortunati potrete anche killare qualche avversario, ragazzi, per completare anche la terza sfida. Da qua, ragazzi, voi vi mettete sotto e iniziate ad ammazzare la gente, ad ammazzare i mostri. In questo modo, come potete vedere, abbiamo già fatto 2 pezzi di missione in un colpo solo. Molto velocemente, ragazzi, ovviamente andiamo anche a vedere la mappa dei luoghi indicati dove ci sono delle decorazioni di Halloween da distruggere, ragazzi, in modo da poter completare la sfida, la serie di 4 sfide, e quindi portarci a casa velocemente il nostro spray. Nel modo più veloce, ragazzi, vi consiglio di scendere direttamente vicino a Crocevia del Ciarpame, dove c'è la pista di Quad, in modo da andare a recuperare appunto il veicolo più veloce del gioco e potervi dar da fare per raggiungere tutti i luoghi indicati, che sarebbero in poche parole quelli della mappa, e quindi completare in un'unica partita la vostra missione. Una volta raggiunta passatempi pomposi, scendiamo molto velocemente con un colpo di piccone, distruggiamo un fantasma, va benissimo, e da qui, ragazzi, si prosegue ovviamente verso rapide rischiose. Una volta raggiunte rapide rischiose, ragazzi, e tirate una bella picconata a questo fantasmino, ovviamente, se riusciamo a non farci ammazzare, il nostro posto da andare adesso è rifugio ritirato, ovviamente, ragazzi. Quindi scendiamo, distruggiamo un ragno, non ce lo dà come missione, vediamo se distruggendo obbligatoriamente un fantasma ce la dà. Perfetto. E da rifugio ritirato, ragazzi, si va verso il corso commercio. Arrivati al corso commercio, basta semplicemente entrare nel negozio delle decorazioni di Halloween, distruggerne una, guadagnarci un altro punto nella missione e da lì andare verso il borgo Bislacco. Una volta raggiunto il borgo Bislacco, c'è un fantasma
qua proprio attaccato a quest'albero, scendiamo molto velocemente, gli tiriamo una bella picconata e andiamo avanti, ragazzi, per prendere gli ultimi due fantasmi. Il primo lo possiamo recuperare ovviamente a Pinnacoli. Una volta raggiunta Pinnacoli, ragazzi, non sarà difficile trovare il fantasmino che ci interessa, infatti è veramente veramente pieno, e se riusciamo a non farci ammazzare dagli zombie raggiungiamo l'ultima location, che è il Parco Pacifico. Raggiunto il parco sarà sufficiente arrivare nella casa moderna, tirare una picconata all'ultimo fantasma e completeremo, ragazzi, in un'unica partita tutte le sfide relative alla... Vabbè, ci stava! Alla nuova serie di sfide dell'evento Incubo. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, super pollice in su se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo stasera in live. Ciao!